Ciao a tutti, io sono Marta e faccio parte dell'Ordine Team e se ti stai preparando per il test di medicina, questo è il video giusto per te. Prima di iniziare però ti ricordo di seguirci su tutti i social, Instagram, TikTok, Facebook, dove ogni giorno pubblichiamo contenuti gratuiti per studenti universitari e non. E mi raccomando, iscriviti al nostro canale YouTube e metti like a questo video. Ok, adesso possiamo iniziare. Primo punto, quante materie studiare alla volta? Una, due, tre, quattro, cinque. Come organizzarsi? Allora, questo dipende molto dal tuo grado di preparazione e quanto tempo hai a disposizione. Quindi, se hai preso un anno sabbatico, stai studiando solamente per il test, o se stai facendo l'università, oppure se quest'anno dovrai dare la maturità. Quindi, dipende un pochino da te. Non c'è una regola fissa, ognuno è diverso, quindi io, per esempio, mi trovo molto bene a studiare due materie, perché a fare solamente una materia mi annoio, quindi alterno sempre. Anche all'università cerco di preparare due esami alla volta, per alternarli, quindi magari al pomeriggio faccio una materia, alla mattina ne faccio un'altra, oppure che ne so, il lunedì faccio fisiologia, il mercoledì faccio biochimica. Ecco, dipende un pochino da voi e da come preferite studiare, non c'è una regola fissa, ovviamente se non avete mai affrontato gli argomenti per il test, quindi se è la prima volta che vi preparate per il test, se non avete buone basi magari di biologia, di matematica e fisica, vi consiglio di fare una materia alla volta o appunto due materie alla volta. Ma se dall'università avete già riprovato il test, state studiando comunque argomenti che poi vi serviranno per il test, potete anche fare più materie alla volta senza preoccuparvi, secondo me. Quindi ricapitolando, non c'è una regola fissa, però secondo la mia personale opinione, fare due materie alla volta diciamo che ci sta come cosa. Potete anche provare a fare per 2 o 3 settimane così e poi magari vi accorgete che non è per voi questo metodo, non vi piace fare due materie alla volta, preferite concentrarvi solamente su una. Quindi ecco, sperimentate un po' e cercate di capire qual è il metodo che si avvicina di più a come siete voi. Secondo punto, come e quando fare i ripassi. Allora, ripassare è fondamentale, soprattutto se hai iniziato la tua preparazione adesso. Ovviamente il test sarà a settembre, quindi c'è bisogno di riprendere gli argomenti, no? Quindi come fare? Ovviamente non ha senso ripetere perché il test è scritto e a crocette, quindi non ha senso mettersi lì a ripetere tutta anatomia o tutta la parte di biochimica, basta solamente fare dei quiz. Quello che vi consiglio è o di finire la materia e svolgere i quiz per materia, quindi fare una batteria per esempio da 100 quiz di biologia, quindi quiz tutti misti con tutti gli argomenti di biologia, oppure potreste andare a ripassare la materia ad argomenti. Io vi consiglio di fare batterie miste di quiz e non per argomento nella fase di ripasso. Ovviamente quando studiate e affrontate un argomento per la prima volta dovete studiarlo e poi fare subito i quiz divisi per argomento. Durante i ripassi, quindi dopo un po' di tempo, secondo me è molto meglio fare dei quiz misti. Poi se vedete che avete dei problemi su un argomento specifico, come per esempio Mendel, allora vi concentrate sulla genetica mendeliana. In quel caso andate a fare gli esercizi specifici e andate a ripassare e a leggervi bene la teoria. Un'altra cosa importante è quella di fare i quiz con la testa, quindi non tanto per farli, non ha senso fare 500 quiz al giorno fatti di fretta o stanchi, perché comunque 500 quiz al giorno sono tanti. Ne basta fare pochi, ma bene. Lavorare veramente con la testa ed essere veramente concentrati, togliere il telefono che è una distrazione enorme, anche io quando studio ho veramente un sacco di difficoltà a non prendere il telefono in mano e a guardare TikTok, a guardare YouTube, eccetera. Quindi prendete il telefono, mettetelo via e cercate di concentrarvi al meglio, fare pochi quiz, ma bene. Un'altra cosa che vi consiglio è quella di svolgere 20 quiz, o più o meno 15, 20, 25. Fare questi quiz, correggerli e poi, una volta corretti, andare avanti e fare gli altri quiz. Perché fare 100-150 quiz e poi correggerli tutti è un lavorone e secondo me è molto molto più stancante, quindi vi consiglio di correggerli in questo modo a piccoli gruppi. Terzo punto, come monitorare i propri progressi? Quello che vi consiglio io è di realizzare un foglio Excel o una tabella scritta a mano per appunto andare a monitorare i progressi delle simulazioni o delle esercitazioni, quindi andare ad indicare la data in cui è stata svolta la simulazione, la fonte, quindi magari una simulazione ministeriale di veterinari
sanitaria è una simulazione di professioni sanitarie, è una simulazione di ordina test. Che simulazione è? Perché una simulazione di professioni sanitarie è di un certo tipo, la prova ministeriale di medicina è di un altro tipo, quindi è meglio indicare la fonte. Quindi data, fonte, punteggio, tempo impiegato, questo potete aggiungerlo come no, risposte date, risposte non date e poi andare ad indicare quante risposte avete fatto giuste per le singole materie. Quindi per esempio avete fatto 7 domande giuste di chimica su 12, quindi scriverete 7 su 12. Quindi andando a guardare il vostro foglio vi renderete conto che magari di biologia avete delle carenze, perché vi sembra di saperla, però durante le simulazioni fate magari 5 domande giuste su 18 e quindi sarebbe meglio cercare di migliorare, no? Oppure credete di essere scarsi in matematica e fisica, poi alla fine su 8 domande ne riuscite a fare 6 giuste, che comunque è un buon punteggio. Quindi ecco, tenere questo foglio con tutti i progressi secondo me può essere molto d'aiuto. Quarto punto, come correggere le simulazioni. Correggere le simulazioni è fondamentale, infatti non ha senso svolgere una simulazione se poi non si corregge. Quello che vi consiglio di fare è prendervi un quaderno e andare a scrivere sopra questo quaderno tutti gli esercizi che hai lasciato, non ti sono venuti, li hai fatti giusti per caso. Quindi scriversi, per esempio, simulazione ordina test e metti la data. Sotto, matematica, 2 punti. E riscrivi il testo degli esercizi di matematica che hai lasciato, che non ti sono venuti. Hai scritto il testo, per esempio, del primo esercizio, sotto metti la soluzione. Quindi che procedimento bisogna adottare, quale formula utilizzare e via dicendo. Così poi puoi anche andarlo a rivedere l'esercizio anche a distanza di mesi, perché hai il testo e hai la soluzione. Se tu scrivessi solamente la soluzione, quindi si fa così, non riusciresti poi a trovare il testo dell'esercizio, quindi è sempre meglio scriversi il testo. È un lavoro un po' lungo, puoi farlo per esempio con il tablet, andando a fare lo screen per esempio alla simulazione, incollarla su GoodNotes, puoi fare un sacco di collage col tablet. Per esempio si può anche adottare questa strategia, quindi fare un quaderno di simulazioni sul tablet, così da poter essere più veloci. Però appunto questo quaderno è un po' noioso da realizzare, ma è molto molto utile, ti consiglio di farlo. Detto questo, spero di esserti stata utile. Per qualsiasi domanda scrivici nei commenti e mi raccomando, attiva la campanella per non perderti mai nessun video. Io ti saluto e buono studio.